Bene, fans, dopo aver litigato con Luna, che non mi ascolta mai, te possi non ammazza, andiamo a far volare il drone sopra le isole. Ciao fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da casa in direzione Passo del Sempione, dove tirava veramente un vento fortissimo e dove Luna si è emozionata alla vista di un ponte. Una volta scesi dal Sempione abbiamo visto che la situazione meteorologica si stava mettendo molto male, quindi ci siamo messi gli antipioggia e infatti siamo arrivati al Furca sotto il diluvio. Una volta scesi dal Furca, fortunatamente abbiamo visto qualche sprazzo di sole in direzione San Gottardo e quindi abbiamo deciso di accorciare il giro passando di lì. È proprio qui, in cima a San Gottardo, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi ora alla seconda parte di questa avventura. Buona visione! Vado a vedere cosa c'è lì avanti, Bene, fans, questo è il passo del San Gottardo, non c'è niente di significativo, c'è un laghetto, ma vabbè. Posso fare inversione e andare a recuperare Luna. Ma il bimbo sei andato a destra o a sinistra? Ti vedo. Ma dov'è che va a fare enduro nel parcheggio? Non devo girare. Beh,
vedi, è uscito il sole e mi è tornato il buon umore. Cioè, ma per forza, ma guarda adesso che bello con tutto il cielo azzurro. Fa comunque freddo perché ho tutte le mani bagnate. Ah, ma quello, scusami, cos'è? Ah, non lo so. Ah, ma vuoi vedere che tipo quello è il passo, cioè è la strada vecchia, che è quella che si vedeva dal drone, e questa qua è la strada nuova, e tipo non è così. Cioè, questa sarà tipo mega autostradone e quello sarà tipo la strada vecchia. Ma che strada vecchia? Il passo del San Gottardo. E nell'antichità ci sarà stata quella e poi dopo hanno costruito questa. Sì, ma va che bella la vallata di sotto. Sì. Dobbiamo uscire per forza perché è dritto autostrada. Ah, però vedi, a Riolo. San Gottardo, dici di qua però. Ma noi non dobbiamo andare, è la strada vecchia quella. Ma non l'abbiamo fatto il passo San Gottardo. Amore, sì, era lì in cima dove c'era il lago. Ah, però non mi è piaciuto. Bello. Ma poi ma perché mettono il pavé? Il pavé? Cos'è? Si chiama porfido. Sì, San Pietrini. Sì, ho capito, ma perché una squadra non posso rimettere giusti quasi uno a uno? Ma boh. Comunque è bella la strada. Ma è stranissima. Ma perché? Magari è antichissima e essendo antichissima hanno voluto lasciare un po' di storicità, l'hanno lasciata così con i San Pietrini. Cosa era stata distrutta, quindi ha messo l'asfalto. Ah, guarda, l'autostrada finiva qua. Cioè, praticamente l'autostrada non ti faceva fare il pezzo lì storico. Però che c'è il 50 qua. Visto, rallentato infatti. Ma che passo dalla novena qua. Comunque io sinceramente lo balzerei perché è tipo lì e tipo fa schifo. Decidiamo. Di lì Nefen, che sarebbe novena. Di lì casa. Di là non è che mi ispira molto sinceramente. Di là mi ispira di più. Torniamo a casa, dai. Vabbè, lo rifaremo quando sarà più vero il tempo. Torniamo a casa. Anche perché comunque sono già le 5, non è che è così presto. Vuoi toglierti l'antipioggia? Sì, quando ci fermiamo dal benzinaio. Ok, qua c'è il benzinaio, cos'ha un po'? Dai, 1,58 ci sta, onesto. Tu c'hai il cash a portata di mano? No, 10 euro basta in cash. Ma li prende gli euro? Lo devo fare col bancomat? No, farà col bancomat, che non si sa mai. Mi sollevi il tappo per piacere? Scusa, non me l'aspettavo, non usciva. Te la faccio o lo metto giù? Come vuoi. Metto sul pavimento praticamente. Non è facile come sembra. Intanto sei bravo a centrare i buchi. Cioè, me la sono sparata un po' addosso anch'io, ma niente di che. No, a me l'ha lavato la mano. Beh, ma la benzina disinfetta. Intanto mi tolgo l'antipioggia. Sì, comunque il mio l'ho detto che si può lavare. Penso che il tuo. Guarda questi, mi fanno morire questi qua, sono i figli dei fiori. Vivono giorno per giorno. Ma è un velox? Sì. Bene. Beh, noi andiamo piano, no? Sì, andavamo sotto il limite. E poi prende quelli dall'altro lato. Ma se c'erano i cosi anche di qua? Sì, non li ho visti. Oh, ciao. Guarda le mucchine, che siete qua per interessare. Stanno facendo il sonnellino? Sì, perché abbiamo pascolato tanto e allora adesso facciamo il sonnellino. Cos'è quella roba lì costruita inclinata? Non so. Boh. Sarà una base segreta sotto. Grazie. E niente, ci stiamo spaccando i maroni per arrivare, al Lago Maggiore, non lo so. Siamo quasi a Bellinzona. Causa maltempo dall'altra parte abbiamo dovuto deviare, fare questa deviazione tecnica orribile. E però vabbè. Bene fans, dopo un sacco di interno svizzero 50-60-50, siamo ancora in Svizzera, però almeno siamo sul lago. Siamo a Locarno e ovviamente appena scesi dalle montagne
nemmeno una nuvola, un caldo pazzesco. Bene, un rientro del genere mai più nella vita. Sì, c'è scritto Italia. Oh, grazie a Dio. Muore, non ti faccio più. Sto guardi. Sto guardando avanti. No, non mi sembra. Sto guardando che passa il pullman alla stira. Non mi sembra. Allora, si è deciso che guardare si può. No. È guardare e non toccare. No. Ah, neanche guardare posso. No. Quindi devo chiudere gli occhi. Sì. Sì. Comunque qua a destra. Vedi, Brissago Italia dritto. Dove cacchio è la dogana? Boh. Eccola lì la dogana. Bene, siamo tornati in Italia. Sento già il sapore delle curve. Mi sento a casa. Attenzione, siamo tornati in Italia. Aspetta, qua mi sembra che c'era l'autovelox. Qua, rallenta. Qua, vedi. Ok, basta. Mi vuole fare passare? Sì. E parte l'inseguimento. Sì, sì, il mio nei tuoi confronti però. Ma quella da davanti non è la polizia italiana, vero? Mi sembra un'ambulanza. Si è mai vista una macchina fosforescente qua? C'è scritto Alpino, soccorso alpino. Sei anche spostato per farti passare. Ah, mi fa pure passare. Wow. Beh, tutto bene, pantaloncini, sandali, però c'è paraschiena. Beh, giustamente. Ah beh, allora, tutto bene. Però è proprio paraschiena. Sono caduto però proprio paraschiena. Comunque stiamo guidando da 7 ore. Bello. Perché a me non si è ancora azzerato il display e segna 415 minuti. Otto ore. Si frena anche questo. Guarda la macchina e guarda in quanti sono su. Sono tutti scappati di casa. Sì, sicuro. C'è anche l'adesivo di Fake Taxi. Di? Fake Taxi. È una roba porno. E sotto c'è un adesivo con scritto il saxo canta se la figa è tanta. Non sto scherzando, guarda. Sotto dove c'è la marmitta. Wow. Vabbè, dopo questa full immersion culturale possiamo sturarli. Guarda, tutte macchine brutte. Vabbè, escono dall'hotel a 5 stelle. Porca. Facciamo una semitata qui a cagare i vinieri. Meglio di no, anche perché sarebbe diventato rosso e ci avrebbero raggiunto piedi. Sto male. Questo è per prima. Amore? E la svernicia? Mi hai distratto, non è giusto. Ma Lady KTM ha intenzione di raggiungermi o ci vediamo a casa? E la raggiunge! Bene fans, siamo arrivati ad Arona, visto che da qua a casa praticamente tutta statale pallosa. Facciamo che ci teletrasportiamo a casa e vi salutiamo direttamente dal garage. Teletrasporto! Move like the move like. Facciamo sapere al vicinato che siamo arrivati a casa, no? Sì, però facciamo partenza. 3, 2, 1. Ma sì, qua sono già tutti a letto. In realtà sono tutti giovani, ma fanno gli orari di mio nonno. Nonno che è il fans numero uno e vede i video più di una volta. Fossero tutti come il nonno. Vai, 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 vai giù. Comunque 488 minuti, eh. Bene fan, siamo arrivati in garage, abbiamo fatto casino, ci siamo fatti sentire da vicini, per la loro gioia infinita. Ok, quindi salutiamo e gli diciamo che ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans. Ciao fans. Ciao fans, è la quarta volta che proviamo a fare la storia, ma succede sempre qualcosa. Sono 8:30, siamo a Stresa, dietro ci sono le isole Borromee e abbiamo fatto un giro, sì, perché è la quarta volta e non mi ricordo così tutte le volte prima, quindi cerco, sto improvvisando. Vabbè fans, siamo tornati al giro che vabbè è un giro sfortunato perché abbiamo trovato la pioggia, tantissima tanta pioggia. E quindi vabbè alla fine non ce lo siamo goduti tanto, no, cioè l'abbiamo tagliato anche, l'abbiamo accorciato. Sì.
Cioè, nonostante solo mezzo. Guardate che bel segno che mi ha lasciato il casco. Perché è ora di cambiarlo, ma non ha soldi. Quindi vi ricordo che c'è il tasto donazioni su YouTube. Se voleste contribuire alla salute fisica di Luna. Cioè, praticamente non ho più pelle.